Qua sotto il Vallo di Diano, ovviamente siamo in campagna. Questo paesino si chiama Arte Bianca, davvero molto carino. Credo abbia qualcosa a che fare con delle formazioni rocciose che ho visto all'inizio del paesino, che erano di un colore bianco perla. Questo nuvolone qua sopra mi dà un po' qualche piccolo pensiero, che spero non sia nella direzione del ritorno poi, perché poi dobbiamo, adesso stiamo scendendo giù per poi dobbiamo riscavallare di nuovo. Spero non porti pioggia, ma soltanto una gradevolissima ombra che male non ci fa. Abbiamo lasciato quindi la SP103 per prendere la 51, suppongo bis, piano. Piano piano. E tra 7 minuti dovremmo essere a Padula, dove penso che mi fermerò in un barettino per prendere, per fare una piccola sosta che mi rifornisca di liquidi, che ho un po' di sete. Domani purtroppo porta pioggia. Speriamo un giovedì, che vorrei andare a fare un altro giro, forse sto organizzando il coast to coast, oh schifo, il coast to coast lucano, quindi costa tirrenica, costa ionica. Diciamo che dovremmo sostanzialmente toccare Policoro e poi Maratea, perla, una delle perle della nostra regione, e poi andiamo a fare un giro su al Cristo di Maratea, immancabile meta da visitare quando si va a Maratea. Signori, un'altra tappa. Benvenuti a Padula. Credo del 300. Che bello. Allora, siamo dentro Padula e ci stiamo indirizzando verso Paterno, che è praticamente l'altra parte di questa montagna che mi separa. Questi tornantini davvero carini. Oh, eccone un altro. Davvero bellini. Molto simpatici. Di qua. Riusciamo a fare una foto? Sì. Oh, che bel percorso che ci aspetta. Davvero molto bello, mi piace. Questo quadrock è la fine del mondo. Con lo smorzatore delle vibrazioni. Fino ad ora, avendo un iPhone, non mi è mai dato problemi. Inizialmente non l'avevo comprato proprio per la paura di distruggere l'iPhone, lo stabilizzatore ottico. Solo che poi è uscito fuori tutta la situazione, hanno tirato giù lo smorzatore, quindi ho deciso di comprarlo. E ho comprato il quadlock e lo smorzatore. Il resto è tutto rub mount, quindi tutti i bracci che vedete sostanzialmente agganciati, su cui è agganciata anche la Osmo, ma anche il braccio con lo snodo sferico. E diciamo che mi è costato un po' l'occhio della testa, è stata una bella spesa, però posso anche dire che alla fine torna utile, torna davvero utile.
perché per esempio questo su cui ho montato l'Osmo Action è un braccio che si apre e si può cangiare sostanzialmente dappertutto, cosa molto utile. Infatti posso metterlo qua, posso agganciarlo al telaio, posso fare, diciamo, un intenso uso. Primo tornantino, mamma mia, la strada è così, però siamo messi male. SP 273, per chi se lo chiedesse. Padula, Paderno. Che bello. Davvero tutto molto bello. Wow! Come si sale? Anche questa Basilicata ci dà un po' di soddisfazione allora, non solo a Lombardia con i suoi passi. Ciao piccolo, piccola sosta, piccolo break, poi magari quando finiamo pure di distruggere e rompere le palle la videocamera. Dicevo, piccolo break, riprendere un po' di liquidi, questa sorgente ogni volta fa manovra qua, sembra fa manovra con un tir. Ok, ci siamo? Ci siamo. Mamma mia, è messa male 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 qua. Oltre al fatto che sia sporca, perché a quanto pare sarà una strada nella quale fanno pascolare del bestiame. Bella questa vallata. Avete presente quando dovete grattarvi la testa col casco? E puntualmente vi viene di grattarvi sul casco direttamente. Mi sento tanto un piccolo stonato, ed eccoci in tutto ciò tornati in Basilicata. Abbiamo scavallato e adesso siamo in discesa verso la Val d'Agri. No, dai, no, no, dai, è illegale, no, 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 no. Scende. Mamma, sembra un parco giochi qua. Delicatamente, suavemente. Parco giochi! Manca a dirlo apposta. Sì, è un parco giochi.
Oh, vedi un po' di breccia? Cazzarola, si vede un po' di breccia. Pericolosissimo. Minchia, te si stringe l'ano, diventa minuscolo quando vedi la roba a terra. E qui siamo di nuovo sopra l'invaso del Pertusillo, cioè sopra il lago del Pertusillo. Questa gente che è così sprezzante del pericolo, in maniche corte, io sinceramente non la capisco, faccio veramente fatica a capirla. Perché devi rischiare la vita in questo modo? Perché se cadi, cioè, con un po' di movimenti tecnici, diciamo che potresti uscirne quasi vivo, o comunque hai una probabilità in più rispetto a chi come loro, cioè, in jeans e in maglietta a maniche corte. Ma la cosa più bella è che viaggia, quindi vabbè, non so voi cosa ne pensate al riguardo, mi piacerebbe tanto sapere effettivamente se anche voi preferite spendere una marea di soldi come ho fatto io, di protezioni che tra l'altro la maggior parte non sono protezioni di marche blasonatissime, comunque sono protezioni che rispetto al nulla, in questa prima fase, diciamo di all'inizio, entry level, sto cercando di mettere dentro tutta roba che almeno mi dia protezione, anche un minimo, per poi magari man mano, step by step, acquistare qualcosa di più sicuro, qualcosa di più tecnologicamente avanzato. Cioè, ho dimenticato tutto, ho lasciato accesa la freccia per 17 km, non ho acceso i fari, cioè sono ripartito proprio come un imbecille. Io direi che ci possiamo anche lasciare qui per il momento, dal dopo è tutto, ci risentiamo alla prossima avventura. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto pollice in su, iscrivetevi al canale, campanellina, lasciate un bel commento se volete. Prossimo video, ciao!